Buongiorno, siamo qui oggi con Tommaso Mandelli, Product Manager dei sistemi per il trattamento dell'aria di Reau. Con lui vogliamo parlare innanzitutto dei sistemi di ventilazione meccanica controllata, perché gli incentivi fiscali, soprattutto, che sono stati introdotti negli ultimi anni, hanno sicuramente dato una spinta importante agli interventi di coibentazione e anche alla sostituzione degli infissi. Il rischio che c'è in molti immobili, sia di nuova costruzione ma anche nelle riqualificazioni profonde, è che ci siano degli immobili perfettamente isolati, delle abitazioni perfettamente isolate, però che non respirano più perché non c'è un ricambio d'aria. E questo può avere delle conseguenze molto serie, sia per quanto riguarda la possibile formazione di muffe, batteri e problemi di umidità, ma anche naturalmente per la salubrità delle persone che abitano gli ambienti. Per ovviare a questi problemi nascono appunto i sistemi di ventilazione meccanica controllata. Ci vuole raccontare come funziona un sistema di ventilazione meccanica e quali sono le tipologie esistenti? Sì, allora buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, facciamo una premessa sui sistemi di ventilazione meccanica perché si caratterizzano per alcuni aspetti fondamentali, diciamo ne citiamo i principali. Andando a identificarli per livelli di complessità impiantistica, troviamo i sistemi centralizzati che svolgono la funzione in singoli ambienti, quindi presuppongono l'installazione di una macchina per singolo ambiente. Dall'altra parte vediamo i sistemi centralizzati dove invece abbiamo una macchina a servizio di un'intera abitazione o comunque un appartamento. Un'altra caratteristica fondamentale di questi sistemi è la gestione dei flussi dell'aria, nel senso che ci sono sistemi a singolo flusso, quindi che possono essere o in sola ammissione o in sola estrazione, o sistemi a doppio flusso dove invece ho presenza di due ventilatori in immissione ed estrazione contemporaneamente. L'ultimo aspetto fondamentale è quello della presenza o meno di un recuperatore di calore. Questo è un aspetto fondamentale per l'ottimizzazione dei consumi, abbinato ovviamente al ricambio dell'aria, quindi io posso ricambiare l'aria dell'ambiente sia in condizione estiva che invernale senza variare in maniera significativa la temperatura dell'ambiente interno. Diciamo che combinando questi tre aspetti si trovano diverse tipologie di macchine. Possiamo citare anche qua tra le più conosciute i sistemi decentralizzati a semplice flusso, che sono quelli sostanzialmente dove abbiamo un ventilatore che funziona in sola estrazione o in sola emissione. Diciamo che il sistema più comune è l'estrattore da bagno, che tutti conosciamo, magari un po' più Certo. conosciuto per gli hotel, quindi bagni ciechi. E l'immissione dell'aria in ambiente è fatta tramite una griglia posizionata in un ambiente adiacente, quindi c'è un dilavamento dell'ambiente per, diciamo, in depressione, quindi l'aria viene aspirata. Sistemi decentralizzati a flusso alternato, questo è un prodotto che va un pochino più di moda, diciamo, ultimamente, perché è una tipologia dove ho un solo ventilatore che funziona in maniera alternata, quindi temporizzato in fase di estrazione, magari 60 secondi o comunque un tempo fissato in estrazione, e poi allo stesso tempo in immissione a cavallo del canale ho un recuperatore di calore che mi permette appunto di fare un certo recupero di calore, quindi quello che dicevo prima, mantenere più o meno la stessa temperatura della stanza, ma al contempo cambiare l'aria, quindi diluire gli inquinanti. L'ultimo sistema che cito è il sistema centralizzato a doppio flusso, è un intervento un filo più invasivo perché comunque richiede l'installazione di una macchina in un controsoffitto o comunque in un locale tecnico. Abbiamo la presenza di due ventilatori che possono essere anche a portate differenti, un recuperatore di calore di dimensioni sicuramente più generose rispetto a quello che ho citato in precedenza, e qua ho un sistema di distribuzione, quindi fatto tramite tubi e bocchette all'interno di tutti gli ambienti dell'abitazione. Questo sostanzialmente E è un. immagino che la scelta dipenda davvero caso per caso, per cui bisogna fare un'analisi molto dettagliata della situazione iniziale dell'abitazione, di dove si vuole arrivare per scegliere la soluzione più adatta. Esatto, sì, bisogna capire il contesto in cui si sta lavorando, perché solitamente i recuperatori puntuali, quelli che si chiamano puntuali, quindi a flusso alternato,
si associano a interventi magari di un intervento un pochino più leggero, vado a sostituire, faccio l'esempio, gli infissi, ma non voglio sconvolgere la casa, vado a installare un recuperatore puntuale per ogni stanza, perché presuppone solamente un foro nel muro di diametro variabile, può andare dai 100 ai 200 mm, quindi è un intervento relativamente invasivo. Se invece vado a fare un intervento un pochino più strutturato, quindi una riqualificazione dove vado magari anche a toccare gli impianti, faccio un radiante a pavimento, piuttosto che una riqualificazione anche dell'impianto elettrico, posso andare a mettere mano anche con un intervento più strutturato, quindi una ventilazione centralizzata che appunto, come dicevo, presuppone l'installazione di diversi tubi, quindi i tubi solitamente non si vogliono tenere in vista, quindi andranno in un controsoffitto, quindi andranno nascosti. Un intervento un pochino più invasivo. Esatto, esatto. Senta, quali sono i vantaggi che effettivamente un sistema di ventilazione meccanica controllata può garantire sia per la qualità dell'aria indoor, che è uno dei temi secondo me più importanti da affrontare adesso, e quindi per la salubrità delle persone che abitano gli ambienti? Allora, faccio una premessa anche qui, nel senso che solitamente si è abituati a intendere che l'aria esterna all'edificio sia di qualità inferiore rispetto a quella all'interno dell'edificio. Questo perché solitamente associamo l'aria esterna alle fonti di inquinamento più comuni, che possono essere i mezzi di trasporto, le industrie, ma anche i sistemi di riscaldamento. Adesso non è ancora partita la stagione invernale, ma tra poco gli impianti di riscaldamento sono una forte fonte di inquinamento. Però non bisogna trascurare che anche all'interno degli edifici c'è comunque una presenza di inquinanti data da diversi fattori. Possiamo vedere, per esempio, inquinanti dati dal dilavamento delle superfici, proprio anche dal mobilio che emette dei composti come la formaldeide, dei gas che possono essere presenti nell'edificio. Posso citare uno su tutti, il radon, che comunque è un gas che è presente negli scantinati, comunque nelle zone più basse, senza dimenticare l'uomo, nel senso che l'uomo, solo con la presenza all'interno dell'ambiente, forma del vapore acqueo, anidride carbonica e altri composti, comunque dovuti alla respirazione. Quindi diciamo che in questo contesto, diciamo che negli ambienti chiusi possono accumularsi a volte molti più inquinanti rispetto a quelli che sono all'esterno. È importante quindi, sotto questo punto di vista, areare gli ambienti, o meglio, ventilare. L'areazione solitamente è un concetto che si lega all'apertura e chiusura dei serramenti, mentre qua parliamo di ventilazione, che è un livello un pochino più alto, nel senso che con la ventilazione riusciamo a cambiare l'aria, a tenere controllata il volume di aria che andiamo a controllare e addirittura a filtrarla, perché abbiamo dei filtri sull'immissione dell'aria esterna, e quindi riusciamo anche a filtrare quella parte di inquinanti che possono essere dispersi nell'aria esterna. Ovviamente io ho fatto una premessa di carattere generale, poi chi abita in città ovviamente ha più inquinanti, diciamo, percepiti. Chi abita in alta montagna ovviamente ha un'altra qualità di aria. Però in linea di massima una filtrazione a diversi livelli, poi si studia caso per caso, e quindi una VMC che aiuta a fare questo processo, aiuta a mantenere una qualità dell'aria interna molto maggiore rispetto a un classico serramento che viene aperto per un determinato periodo di tempo. E questo aumenta ancora, migliora ulteriormente unendo anche un sistema di recupero del calore, ci accennava prima, perché non è obbligatorio avere ventilazione meccanica e recupero di calore insieme, però mi sembra che sia un plus unire i due aspetti. Esatto, esatto, perché se facciamo giustamente l'obiezione corretta, perché quando io vado ad aprire la finestra nella mezza stagione non ho la percezione di dispersione dell'energia, però se faccio l'esempio della stagione invernale, tutti abbiamo presente la percezione di calore che esce, e quindi dall'altro lato devo avere un impianto di riscaldamento che va a integrare l'energia che viene dispersa. Ovviamente con un sistema di recupero del calore questa operazione viene fatta direttamente dalla macchina, quindi diciamo che ha un'efficienza che può essere variabile sotto molti aspetti, tra i quali la velocità del ventilatore, la prestazione della macchina, sono tanti aspetti che bisogna tenere in considerazione,
però rispetto a un sistema di aerazione naturale, apertura della finestra, dove l'efficienza energetica è praticamente nulla, un sistema di VMC, secondo le attuali normative, quindi RP 2018, abbiamo un range che va da circa il 73% fino anche al 90%, quindi è un grosso risparmio dal punto di vista energetico, quindi di energia primaria che viene dispersa. E lavora anche a livello di deumidificazione il sistema di ventilazione meccanica, quindi ho un buon risultato anche da questo punto di vista o devo unire un altro accessorio? Allora, il processo di deumidificazione solitamente è demandato, o meglio, può essere svolto in due maniere, può essere svolto o da una macchina dedicata o se no può essere associato, nel senso che la stessa macchina può fare sia ventilazione che deumidificazione. Okay. Perché deumidificare? Questa è la domanda che solitamente ci viene posta. Diciamo che nella stagione invernale la questione deumidificazione non si pone, perché la quantità di umidità presente nell'aria esterna che viene immessa in ambiente per questo fattore di ricambio solitamente fa sì che l'ambiente interno sia più secco, perché l'aria esterna ha un contenuto di umidità minore rispetto al contenuto interno. Problema diverso alla stagione estiva, nel senso che il tema della deumidificazione, che tutti magari anche qua abbiamo presente nella nostra esperienza, l'aria estiva è più umida, quella esterna, rispetto a quella interna. Noi associamo solitamente il concetto di deumidificazione a quello di raffrescamento ambiente, perché noi siamo, come REAU, soliti intendere il raffrescamento come raffrescamento a pavimento. Quindi, associando il concetto di aria umida che entra dall'esterno, si rischia di raggiungere il cosiddetto punto di rugiada, quindi si rischia con raffrescamento a pavimento di avere una superficie fredda al contatto della quale l'aria umida condensa. Il concetto di deumidificazione appunto è ridurre il quantitativo di umidità per non arrivare a questo punto e quindi migliorare il comfort ambientale, sicuramente dal punto di vista umidità, quindi sto nel range 40-60, che è un range solitamente riconosciuto come comfort percepito ottimale, e ovviamente vado a fare un raffrescamento abbastanza, diciamo, innovativo, nel senso che... garantisca comfort, insomma. Esatto. Senta, mi ha in parte già risposto, però mi sembra un tema interessante. Perché devo scegliere un sistema di ventilazione meccanica con recupero di calore invece della semplice apertura delle finestre, che comunque garantisce, no, un ricambio d'aria e quindi probabilmente diminuisce il rischio che si creino muffe in casa, o perché no, delle finestre areate? Quindi un investimento sicuramente maggiore, quali benefici mi porta? Perché devo fare questa scelta? Allora, sicuramente per una percezione di comfort ambientale maggiore, nel senso che anche l'apertura del serramento, anche se ha questa nuova, questa innovazione del serramento areato, che non è nient'altro che tenere leggermente aperta la finestra, è un aspetto da considerare, sì, però comunque non ho il controllo della quantità di inquinanti che entrano, della quantità di aria che vado a ricambiare, quindi con un sistema di VMC, l'acronimo appunto dice ventilazione meccanica controllata. Sì. Io riesco a controllare con una VMC tutti questi aspetti, poi a diversi livelli di complessità, ma comunque un sistema di VMC riesco, come dicevo prima, a filtrare e a andare a capire quanta aria riesco a ricambiare e anche addirittura a valutarne la qualità con sonde di CO2, sonde di VOC, quindi composti volatili organici. Quindi sicuramente sotto questo punto di vista la VMC è un aspetto da tenere in considerazione. Ci vuole raccontare in breve quali sono le ultime soluzioni proposte da REAU nell'ambito della ventilazione meccanica? Sì, allora REAU ha una gamma che copre tutto, diciamo, il range dei prodotti residenziali, quindi recuperatori di tipo puntuale, doppio flusso, quindi quelli che accennavo prima per singola stanza, recuperatori da controsoffitto, comportate comunque sempre nell'ambito residenziale da circa 100 metri cubi ora fino a 500 metri cubi ora, unità da centrale, quindi appoggiare a pavimento, nonché quello che dicevo prima, l'abbinamento delle due, quindi unità di VMC più deumidificazione, anche qua su qualche taglia, 150-250 metri cubi,
Poi, per chi volesse fare impianti, diciamo, un po' meno sofisticati, andando a installare un solo deumidificatore, quindi deumidificatori a parete, da installare magari in un disimpegno, deumidificatori da controsoffitto, quindi nascosti con una canalizzazione, e anche una piccola gamma di deumidificatori senza compressori, per chi magari volesse optare per questa tipologia di prodotti. Quindi un range di prodotti molto ampio che posso distare sia residenziale che anche edifici complessi, insomma, perché adesso anche appunto la riqualificazione in questo senso degli edifici pubblici, mi viene in mente per esempio delle scuole, degli edifici pubblici, è un tema di fondamentale importanza da affrontare, insomma. Assolutamente sì, assolutamente. Benissimo Tommaso, io la ringrazio molto per questa nostra interessante chiacchierata e spero di risentirci presto per ascoltare le novità, insomma, dire a un tema di ventilazione meccanica. Grazie mille a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata.